Per Web Radio Fahrenheit 912, la radio della neoresistenza, ai microfoni Stefano Becciolini, che questa sera verrà intervistato da Fabrizio Ciancio. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti i tuoi radioascoltatori e anche ai miei, perché sono in Florida, come sapete bene, e ho la mia radio che si chiama Radio Italiana in Che già Florida. conosciamo. Allora, io questa sera volevo chiederti un po' un aggiornamento, no? Quello che sta succedendo in Italia dal punto di vista politico. Guarda Fabrizio, la situazione qua in Italia, la situazione politica è abbastanza complessa, anzi ti dirò, è un po' ingarbugliata. Ingarbugliata perché, come penso alcuni dei tuoi radioascoltatori sanno, sono passati ormai 2 mesi e le forze politiche che sono passate tra le prime tre stanno cercando di trovare un compromesso. Il Movimento 5 Stelle, dopo aver passato circa 15-20 giorni per trovare un accordo con il centrodestra, ma più che altro con Salvini, sono arrivati a un nulla di fatto. Quindi adesso le consultazioni che sta facendo il Presidente della Camera Roberto Fico sono incentrate verso il Partito Democratico. Ora, diciamo che serpeggia il malcontento nella maggior parte degli aderenti o simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Questo penso che potrai anche capire tu per quale motivo. Diciamo Certo. che ecco, il Partito Democratico a guida di Matteo Renzi è sempre stato un po' nell'occhio del ciclone, perché comunque il Movimento 5 Stelle si è sempre scagliato contro le politiche antisociali del Partito Democratico. Il problema adesso è che anche una parte del Partito Democratico non si vuole mettere assolutamente col Movimento 5 Stelle. Ora, sarà vero questo o sarà tutta una messa in scena per poi formare un partito, cioè una coalizione di governo? Io sono qui a parlare dalla parte delle persone, quindi non voglio fare il politico, non voglio fare l'analista, non voglio fare previsioni. Quello che io voglio dire è che il Movimento 5 Stelle ha fatto moltissimi errori in questi anni. Ora, bisogna chiedersi se questi errori sono dovuti all'inesperienza oppure al di sopra c'è una mente pensante. Adesso spiegherò anche qual è il mio punto di vista. Altrimenti, se fossero solo errori di ingenuità, sarebbero comunque molto gravi. Partendo dal primo errore. Il primo errore risale al 2013, quando nell'elezione del 24 febbraio del 2013 il Movimento 5 Stelle aveva raccolto il 24,5%. Allora ricordo molto bene che dopo un mese, quando c'era stata la rielezione di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica, Beppe Grillo si stava recando a Roma per mobilitare le piazze contro questa decisione. Sì. Curiosamente a Bologna è ritornato indietro e ancora questo non si capisce, però si può anche, diciamo, legittimare il fatto che non si voleva creare clima diciamo, di tensione già in una situazione politica e economica molto, molto particolare. Il secondo errore, a mio avviso grave, è stato nel 2014, prima delle elezioni europee, quando il Movimento 5 Stelle poteva avere una buona maggioranza a Strasburgo. Però Beppe Grillo ricordo che aveva fatto delle esternazioni un po' pesanti su quello che doveva essere l'Europa, su come non doveva andare e ha fatto perdere consensi perché una parte dell'elettorato che poteva essere simpatizzante per il 5 Stelle si è un po' impaurito. La terza grave, a mio avviso, è stata quella dopo il no al referendum, cioè il no del referendum sulla modifica della Costituzione del 4 dicembre del 2016. Lì, Sì. in pratica, il Movimento 5 Stelle aveva veramente le porte aperte. Io mi ricordo, avevo fatto un editoriale che l'avevo intitolato Beppe Grillo e gli Ozi di Capua, che molti non hanno capito. Faccio una breve parentesi storica. Per gli Ozi di Capua mi riferivo a Annibale, dopo la vittoria della battaglia di Cannae contro i Romani, aveva le porte aperte per entrare a Roma e in pratica distruggere il nemico atavico, e invece si è ritirato a Capua nei famosi Ozi, e da lì è cominciata la fase calante di Annibale, che poi è terminata con la sua uccisione e la distruzione di Cartagine. Ecco, questo è stato un po' quello che è successo nel 2016. Quindi anche lì mi ricordo che molti grillini si erano chiesti come mai non sono state mobilitate le piazze per andare alle elezioni, per fare una riforma elettorale.
immediata. Certo. È passato un altro buon anno e mezzo. Ultimo fatto, a mio avviso, gravissimo, è stata la elezione, diciamo, a futuro leader del 5 Stelle di Maio al posto di Di Battista. Ecco, ci sono due anime del 5 Stelle, c'è l'anima, come viene chiamata, democristiana di Di Maio, e invece l'ala combattiva di Di Battista. Ora, io credo che Di Battista sia stato, tra virgolette, convinto a non proporsi come futuro presidente del Consiglio per il 5 Stelle. E questo è stato un grave errore per il movimento. Ora, bisogna capire se è stato un errore dovuto a, tra virgolette, delle decisioni prese a monte, oppure una vera scelta libera di Di Battista. Tieni presente che non solo secondo me, ma molti analisti, avevano preventivato che se Di Battista si fosse presentato come leader del 5 Stelle, probabilmente il 5 Stelle avrebbe superato il 40% degli elettori. Questo sarebbe stato, come tu puoi ben capire, non ci sarebbero stati più problemi per la formazione di un nuovo partito. Certo. Ora, oggi, la notizia di oggi, fresca, di poche ore fa, alle 16:30, il Presidente della Camera, Fico, si è recato dal Presidente della Repubblica e ha così dichiarato che ci può essere un'intesa tra PD e Movimento 5 Stelle. Ora, tu mi chiederai, ma questa intesa può essere attuabile? La mia paura è che sarà attuabile. Qual è l'alternativa? L'alternativa è andare alle elezioni. Alle elezioni con la stessa legge? Ma si andrà alle elezioni con la stessa legge, questa non credo che verrà cambiata. Ecco, il problema è che è come un serpente che si morde la coda. Ma vediamo che cosa potrebbe accadere se Mattarella decide di andare alle elezioni a novembre, anzi, diciamo, un governo tecnico per un annetto. Sicuramente il 5 Stelle perderebbe il consenso almeno di un 10-15% a livelli quasi della Lega. Chi ne trarrebbe beneficio? Secondo me quello che cadrebbe sempre in piedi è Silvio Berlusconi. Incredibile. Ma vedi, non è incredibile. Molti si sono chiesti, no? Come mai Silvio Berlusconi non è mai stato una persona che ha attaccato così frontalmente i propri avversari politici, invece lo ha fatto col 5 Stelle, con Di Maio, le dichiarazioni di pochi giorni fa che i grillini lui non li assumerebbe neanche per pulire i cessi delle proprie aziende, che il Movimento 5 Stelle è quasi un partito nazista, cioè, non era nello stile di Berlusconi, è nello stile, lo è divenuto perché Berlusconi sa che in questa maniera crea scompiglio. Perché se ci fosse stata un'alleanza, a mio avviso, molto più auspicabile tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, si sarebbe andati verso un governo, tra virgolette, pericoloso per l'Europa, capisci? Perché la Lega, Salvini, il suo programma politico è proprio quello di una rivisitazione dei trattati di Basilea 1, Basilea 2 e anche un'uscita dall'euro. Il PD non ne vuol sapere. Il 5 Stelle, ai tempi d'oro del Movimento 5 Stelle 2013, era nei suoi piani l'uscita dall'Europa, o comunque una rivisitazione dei trattati con la Comunità Europea. Adesso invece si è molto ammorbidito, quindi si è più avvicinato a una linea renziana. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione, molto complicato e previsioni sono difficili farle. È anche pericoloso farle. Comunque, ripeto, l'unico che cadrà sempre in piedi sarà Silvio Berlusconi. Cioè, sembra incredibile, ma questa è la realtà. Ma Silvio Berlusconi non è già stato messo da parte perché è condannato e perché il discorso della mafia perso no. Come politico. No, attenzione, qui adesso bisogna fare una precisazione. È una precisazione doverosa per i nostri radioascoltatori, soprattutto della Florida. Silvio Berlusconi non è stato condannato nel processo Stato Mafia, ok? A Silvio Berlusconi gli è stato solo contestato che come capo del governo del 1994 in qualche modo non ha fatto niente per ostacolare il progetto di Dell'Utri.
Dell'Utri, Marcello Dell'Utri, per chi non lo sa, è stato il fondatore di Forza Italia. L'ideatore fondatore, cioè quello che lui un bel giorno si è presentato, addirittura si dice anche la data, il 16 gennaio del 1994, da Berlusconi, e gli ha detto: qui c'è un partito politico pronto per mandarti a governo. E allora il buon Silvio non era molto per la quale, lui gli piaceva fare la vita godereccia come sempre fatto, è stato un po', a mio avviso, costretto. Ma anche da altre situazioni è stato costretto. Quindi Silvio Berlusconi non è stato e non è condannato per associazione mafiosa. Matteo Dell'Utri è stato condannato invece per non associazione mafiosa, ma il concorso esterno all'associazione mafiosa. Cioè lui ha fatto sì che, grazie ai suoi servigi a Berlusconi, anzi alla mafia, aveva una linea diretta con il futuro capo del governo, quindi Berlusconi. Perciò è questo che è stato accusato a Forza Italia, di aver adottato sempre un atteggiamento morbido nei confronti della criminalità organizzata siciliana e non solo siciliana. Certo. Capisci? Quindi il processo, che adesso ci sarà l'appello, e io sinceramente, siamo in Italia, qua magari in appello vengono tutti assolti. Non credo, non credo, perché il PM, il pubblico ministero Nino Di Matteo ha fatto un ottimo lavoro. Io ho seguito i suoi interventi sulla Rai 3 domenica, è una persona, a mio avviso, al di sopra delle parti. Quindi, poi ci sono stati altri condannati in questo processo. I condannati, diciamo, di spicco sono stati l'ex generale dei Carabinieri Mario Mori, sempre l'ex generale dei Carabinieri Antonio Subrani, Giuseppe De Domio, anche lui appartenente a ROS, tutti e tre appartenenti ai reparti operativi speciali dei Carabinieri. Quindi non è chiuso il processo Stato Mafia. È ancora aperto, però da qui a dire che Silvio Berlusconi è un mafioso, a mio avviso un po' ce ne corre, No, credo. sono d'accordo con te, sono d'accordo. Non voglio fare il politicamente corretto, attenzione. Ricordo anche il processo di Andreotti, tutti dicevano che Andreotti addirittura era il capo della mafia. No, Andreotti era una persona, un politico sulla breccia della politica italiana dal 1947, che si è barcamenato nel bene o nel male negli affari della politica interna italiana ed estera. Andreotti, non dimentichiamoci che era scomodo a molti, era scomodo allo Stato ebraico, perché lui era filo palestinese. Ecco, io invito sempre nei miei editoriali a studiare gli ultimi 60-70 anni di storia, o approfondire, capisci Fabrizio? Questo è molto importante. Io credo anche che chi ha delle cariche politiche è sempre a rischio di incorrere durante la sua vita politica con amicizie, diciamo, non molto frequentabili. Ecco, in poche parole questo. Poi la vicenda di Silvio Berlusconi, io di certo non me la sento di dire che Silvio Berlusconi è il capo della mafia. Silvio Berlusconi sicuramente ha adottato nei suoi governi una linea morbida, ma non solo Silvio Berlusconi, tutti i governi hanno adottato una linea morbida. Per quello che ho capito io su internet, insomma, io cerco di guardare non solo le informazioni che arrivano dai mainstream, ma anche le informazioni alternative. Io ho capito che, come quando c'è stata Tangentopoli, Berlusconi aveva pagato le tangenti perché sennò non lavorava, quello era il sistema che c'era, quindi non è che l'ha inventata e le ha fatte. Da quello che ho capito, con la mafia lui ha cercato, insomma, di mettersela buona per non essere attaccato, per proteggere le sue aziende, la sua famiglia. All'epoca c'erano i rapimenti dei figli degli industriali, quindi lui poteva essere messo in una brutta condizione. Quindi ha cercato in qualche maniera di proteggersi, non è che ha pagato per ammazzare Borsellino. Ok, non No, era mandato. ecco, purtroppo, vedi, purtroppo Fabrizio, questa idea sta filtrando in molte persone, che Berlusconi è stato capo della mafia e ha concorso negli omicidi eccellenti. No, questo non è assolutamente vero. Però, Certo. sai, il problema è che si fa di tutto l'erba un fascio. Noi viviamo in una situazione politica in Italia veramente allucinante. Tutti sono nemici di tutti. Se tu non la pensi come la maggior parte delle persone, diventi un razzista, omofobo, fascista. Se invece la pensi come un'altra parte, sei un comunista, ecco, vedi, quello che funziona, ha sempre funzionato da 70 anni a questa parte della nostra storia, è il divide et impera, il moto Cesareo, no? Se tu Certo. dividi le persone, puoi comandarle.
È questo, no? Infatti anche questa aggressività che c'è tra le tre forze politiche, Berlusconi, non Salvini, che stranamente non è aggressivo verso nessuno, e tra Salvini, Di Maio e il Partito Democratico, è una cosa sicuramente che non fa bene alla democrazia. Certo, va bene, il nostro tempo sta per scadere. Tienici informato su quello che succede e ci sentiamo alla prossima. Ma sì, adesso sicuramente nei prossimi giorni qualcosa sarà. Adesso il Trail si riunisce la segreteria del PD. Comunque non dimentichiamoci che dietro il PD c'è ancora Matteo Renzi. Non è che Matteo Renzi è uscito dalla scena. Noi potremmo ritrovarci tra un 20 giorni con un governo fatto da un'alleanza Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. L'ultima cosa che mi premeva dire, e questo è importante, non dobbiamo dimenticarci che in questi ultimi 5 anni di governo renziano sono state fatte le più grosse, passami la parola, porcate al popolo italiano: l'abolizione dell'articolo 18, il diritto ai lavoratori, l'istituzione dei voucher, cioè tante cose che hanno proprio reso la nostra nazione una nazione sempre più impoverita. Io non so come funziona negli Stati Uniti, ma guarda che qua lo stipendio medio, anzi ormai stipendio non esiste più, il salario medio di una persona è sceso da 5 euro a 3,80 euro. Cioè, capisci che un litro di latte da noi costa 1,20 euro e una persona che lavora, e ce ne sono tantissime che lavorano per 4, 3,80 euro, 4 euro, e le bollette della luce, del gas, ci sono ogni mese. Gli affitti qui sono cari, gli affitti partono da 400, 500 euro in su. In Florida la paga minima è 9,5, 9 dollari e mezzo più o meno. E si parla di fare una legge per portarla a 15 dollari. Quello che è successo però ultimamente in questi giorni, che ho notato anch'io, che i prezzi sono saliti e ho scoperto che il tasso di interesse si è alzato, quindi l'economia si sta un po' fermando e hanno alzato un po' i prezzi. Tieni conto che qua quando la benzina sale di un centesimo, gli americani non vanno a fare la benzina per 4 giorni come protesta, no? È molto sentita. Qui anche qui ci sono dei cambiamenti che stanno succedendo. Ti tengo informato. Purtroppo, Fabrizio, qua la percezione del popolo nostra è un pochino diversa. Qua ognuno si interessa solo del proprio orto, non gliene può fregare di meno, la povertà sta aumentando sempre di più. Se le aziende portano, le aziende italiane portano la produzione all'estero. Noi abbiamo, purtroppo mi dispiace, ma mi prendo carico di quello che sto dicendo, abbiamo degli stati parassiti in Europa e sono i paesi dell'est, come la Polonia, la Romania. Parassiti perché? Parassiti perché loro vivono alle spalle, tra virgolette, di noi poveri italiani, ma la colpa non è neanche loro, la colpa è di quegli imprenditori che magari hanno ottenuto soldi dal governo italiano e decentrano le proprie aziende in Romania, quando lo stipendio medio in Romania di un operaio sono 300-350 euro e per loro sono già soldi. Capisci quindi che noi dobbiamo riportare la produzione in Italia, invece le aziende stanno andando all'estero. In Italia si può dire che il lavoro non ce n'è quasi più. Ma secondo me, senza che viene ridata all'Italia la possibilità di stampare i soldi e quindi di uscire da questa strozzatura economica, non si potrà fare niente per modificare questo. Quindi né il PD, né forse l'unico era Salvini che diceva che voleva uscire dall'euro e ritornare ad essere sovrani in Italia, a casa nostra perlomeno. Poi con i rapporti con gli altri stati in Europa, quello si può vedere, perché l'Europa serve, è importante l'Europa, però bisogna farla nella maniera corretta. Questa Europa mi sembra che ha creato solo problemi. Vabbè, certamente, ma ecco una domanda che ti faccio io, l'ultima, poi chiudiamo questa trasmissione. La percezione di quello che sta accadendo in Italia, o la percezione dell'Italia nella popolazione che risiede in Florida, di italoamericani, qual è? Qua la situazione è questa, che tanti italiani hanno ancora il cuore italiano e cercano di tenersi informati, ma sai, questi italiani sono un po' anziani e quindi guardano la televisione, guardano la Rai, mainstream, e quindi sanno poco e niente di quello che è la realtà italiana.
i figli invece si ritengono già americani, quindi non gli interessa niente della situazione italiana, perché loro sono americani, anche se magari vanno in vacanza tutti gli anni in Italia. Quindi poi ci sono gli italiani invece, magari un po' più giovani, che se ne sono venuti via disperati dall'Italia per la situazione economica, quindi loro sono ben contenti di stare qui e quindi stanno cercando di diventare, di integrarsi, diventare americani, quindi anche lì dell'Italia più di tanto non gli interessa, perché qua veramente l'America è tutta un'altra cosa, le tasse sono più basse, si apre una società velocemente, quindi la burocrazia è più snella, ci sono delle soluzioni veramente intelligenti, qui non è, tu non, un dipendente non è che viene qua a cercare lavoro ed entra, cioè qui ci vuole più di un anno per avere permesso di soggiorno per stare a lavorare come dipendente in un'azienda, e costa tipo $10,000 fare tutta la trattativa, ci vuole un anno di lavoro, no? Mentre invece per un imprenditore, se non hai almeno $300,000, $250,000, non ti fanno entrare, e se vieni con $250,000 riesci a fare ben poco, quindi è molto facile che fallisci e torni a casa, torni in Italia e hai perso i soldi. Quindi diciamo che l'America è la nazione che dovrebbe dare l'esempio per l'immigrazione, perché siamo tutti immigrati in America, ok? Gli unici buoni che c'erano li hanno massacrati, che sono gli indiani americani, no? Quindi qua ci sono delle regole, al di là di Trump, insomma, di quello che pensa lui, ma secondo me è anche giusto l'America prima, ci vorrebbe qualcuno in Italia che dicesse prima l'Italia, poi vediamo di aiutare anche gli altri. Il problema, Fabrizio mio, è che se qualcuno in Italia dicesse prima l'Italia, verrebbe accusato di essere o un fascista o un comunista. Allora continuate a morire di fame, io gli risponderei. Questa è una situazione purtroppo molto critica, e comunque ti terrò aggiornato e spero che interessi anche ai nostri radioascoltatori della Florida e non solo. Va bene, certo. Fabrizio, allora per Web Radio Fahrenheit 912 e Radio Italiana in Florida. Questo è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao Fabrizio, buona giornata. Molte grazie, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.